siamo partiti da un'idea di realizzare un prodotto per la chirurgia plastica usando il silicone come materiale di base. Il silicone si è dimostrato un prodotto fantastico con delle caratteristiche uniche, di cui non solo la biocompatibilità da utilizzare all'interno del corpo, ma una resistenza altissima alla temperatura o al fuoco, resistenza ai raggi UV, una resistenza fisica molto rigido e nello stesso momento anche morbido, che può essere usato sul corpo umano senza avere irritazioni, in più anche per il settore alimentare che abbiamo pensato come ultimo. Questo prodotto è stato realizzato grazie al progetto di ricerca che abbiamo portato avanti con la provincia di Trento, e la prima cosa che abbiamo realizzato è un impianto pilota, che è stato il primo impianto assoluto nella filatura del silicone. Qui alle mie spalle vediamo il primo impianto industriale dove nello stesso momento vengono estrusi diversi filati o estrusi diversi estrusi, come si dice, che è unico. È unico anche perché è molto molto fine rispetto a quello che è la tecnologia tradizionale. Prodotto può essere utilizzato per quanto riguarda i tessuti protettivi, specialmente dove c'è la necessità di resistere alla fiamma, al calore, per cui vigili del fuoco, altiforni, protezione civile e corpi vari di protezione. Poi può essere impiegato anche per quanto riguarda la costruzione dei soffietti di collegamento delle carrozze di treni, metropolitane e autobus, e anche per gli aeroporti dove c'è collegamento con l'arrivo di passeggeri. Altre applicazioni possono essere in questo momento riguardo l'agricoltura, perché abbiamo già sviluppato un sistema per le serre, specialmente nei paesi del nord Europa, dove abbiamo visto questo prodotto resiste benissimo ai raggi UV, per cui sarà un prodotto molto innovativo che va a sostituire il sistema attuale impiegato, che è quello di teli che vengono utilizzati per riparare dai raggi solari.